Al liceo Giorgio Buchner di Ischia, a pochi giorni dalle festività natalizie, sembrano essere arrivati la Befana e Babbo Natale. Tante sono le novità positive che hanno visto la luce in queste settimane nella scuola presieduta dalla dirigente Assunta Barbieri. Infatti, con interventi finanziati dalla città metropolitana di Napoli, è stato inaugurato un campo di calcetto, è stata ristrutturata la palestra ed è stato realizzato l'impianto di riscaldamento. Sono contenta che che la città metropolitana abbia consegnato i lavori, tra l'altro in anticipo, lo voglio precisare, proprio a Natale. Quindi abbiamo potuto fare questo regalo di Natale agli studenti e a tutta la comunità del liceo. Innanzitutto il nome, perché è arrivato il decreto di intitolazione e abbiamo cominciato con quello. Poi ho la consegna del campetto esterno, che è un campetto di calcetto, ma che può essere anche usato per la pallavolo, la palestra completamente rifatta con tutti i comfort e tutte le attrezzature che ci servono, e soprattutto finalmente l'impianto di riscaldamento. L'impianto di riscaldamento fatto oltretutto con tecnologia, è un impianto a gas con tecnologie moderne, molto silenzioso, che riscalderà tutta la struttura. E poi è stata rifatta poi anche tutta la parte esterna delle facciate. Adesso speriamo che si possa concludere anche finalmente l'annosa questione degli spazi, in modo da poter sistemare anche la parte della comunità che è l'Accameno qui a Ischia. Un liceo per i cui ragazzi negli anni, parliamo di decenni, non c'è stata mai una palestra, un angolo dove fare sport. Oggi ci sono proprio qui due campi di calcetto, la palestra, Sì, forse veramente tanto. tanto per soddisfare le esigenze di tutte le classi, perché è molto popolato il liceo. Infatti, guarda, sembra tanto, ma non è tanto. Infatti, noi abbiamo comunque bisogno anche del campetto esterno, il polivalente del comune, e stiamo pensando già anche a altri impianti sportivi, perché noi abbiamo tantissimi studenti e non è semplice poi fargli fare le attività sportive contemporaneamente a tutti. Quindi, gli impianti sportivi sembrano non bastare mai. Ci abbiamo alla conclusione dell'anno, possiamo trarre un primo bilancio, diciamo, di quest'anno scolastico, sicuramente contrassegnato dalle difficoltà della pandemia, ma ricco di iniziative come sempre. Sì, la pandemia non ci ha fermato, questo lo voglio dire, è molto importante specificarlo e sottolinearlo. Noi siamo in presenza, non abbiamo mai avuto interruzioni del servizio, ci sono stati pochissimi casi di ragazzi che hanno avuto l'isolamento, e devo dire sono molto attenti i ragazzi, credo che siano anche parecchi, siano anche vaccinati. Non ho la contezza di questo dato, perché noi non possiamo sapere chi è vaccinato o meno, però posso assicurarvi che non abbiamo avuto difficoltà. Il Covid non ci ha fermato, le iniziative sono tante, adesso siamo anche in fase di orientamento, ieri abbiamo presentato gli indirizzi, abbiamo avuto ancora una volta nella delibera di giunta regionale il liceo musicale, che speriamo di attivare per il prossimo anno scolastico. E niente, siamo sempre in fermento. Cosa aggiungere? Sicuramente nel tempo ci saranno altre novità positive per il liceo di Ischia. Conoscendo la caparbietà e la professionalità della dirigente Assunta Barbieri, con cui riesce sempre a centrare gli obiettivi che si pone. Ah, bravissima.